adesso gioca giù. Grazie, sono Giacchia Brinaldi, sono presidente della Federazione Mondiale di Soci. Volevo naturalmente fare i complimenti a Claudio per questa sua attività instancabile, e Erminio naturalmente anche, ma anche ai giocatori e anche alla professoressa Spadaro che ha fatto bene la mia. Volevo ricordare due cose, una a proposito di quello che è stato detto poco fa, a proposito del fatto che noi avevamo probabilmente i nostri compagni, i nostri concittadini, a Creazzo nella guerra del 60-61 c'è stata una delle poche vittorie dell'esercito napoletano, e dove sicuramente nell'esercito che difendeva, ecco, non so, la patria, che difendeva la propria terra, c'erano sicuramente delle persone, siamo proprio in Creazzo, ma sicuramente di Pedro Cavour, le Molise e di altri. E a Creazzo la piazza principale e la via è intitolata a Cattaneni, che è il comandante ufficiale dell'esercito, diciamo, dei garibaldesi, come venivano chiamati allora. Ed è un po' singolare, come è singolare anche che a questa qualcuno ci sia. Ci sono stati intitolati a un altro garibaldino piuttosto che a chi dipendeva dalla proprietà. A proposito dell'onomastica, è vero che è molto difficile che si possano cambiare i nomi delle strade, però qualche cosa sta cambiando, l'ha ricordato Claudio, anche nei paesi della Sicilia. Ciardini è stato buttato via, che Ciardini non è meno colpevole di Ruso, anzi forse neanche peggio. E ci sono stati dei casi in cui le cose sono già andate bene, sono incamminate. Casetta, c'è stata una proposta di ripristinare l'antico domino, e quindi il corso principale di Casetta, c'è stata una delibera del comune a maggioranza che ripristinava l'antico nome di corso Ferdinandeo. Poi la cosa si è buttata, però già è un primo passo avanti, ma ancora di più, e mi piace sottolineare per la persona a cui è stata intitolata una scuola, a Scafati qualche anno fa è stata intitolata una scuola a Ferdinando II in Cristo Santo, che è una cosa quasi impossibile da credere, però vi assicuro che il presidente dell'epoca, Giannone, c'è riuscito. E quindi non bisogna avere paura delle cose anche difficili, alla fine se ci si lavora, ci si con impegno, anche quello che in un primo tempo è impossibile può alla fine invece risultare vittorioso. Siccome sono la tendenza ad essere lavoroico, vi dico che chiudo una breve saluta a proposito di quello che diceva il professore De Antonis del femminismo e forse vedo che viviamo in una società ormai che si avvicina, forse anche superato il momento del record del crepuscolo, e quindi tutta una serie di norme parole.
mi identifico con una donna. Io non sono una donna.